Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi video assaggio e lo faccio in collaborazione con la mia carissima amica Marta, che ne abbiamo già fatto altre volte questo tipo di video e ci divertiamo tanto e mangiamo tantissimo. Quindi mi raccomando, una volta finito di vedere questo video, passate subito a vedere il suo e vediamo cosa ci fa vedere oggi. Noi cominciamo! Oggi ne ho un sacco di prodottini buonissimi. E cominciamo con il primo, che sono questi biscotti della Lazzaroni. Sono dei biscotti del latte e riso senza olio di palma. Come potete vedere qua, è un pacchettone enorme, sono 700 grammi. E vi faccio vedere gli ingredienti che ci sono qua sotto. Vediamo se riuscite a vedere. Sono fatti con l'olio di girasole. E per 29 grammi, che penso sia un biscotto, sono 136 calorie. Cominciamo a aprire il pacco. Io ho già preso altri biscotti di questa marca e sono sempre buonissimi. Vediamo come sono questi. Profumo è ottimo. Il biscottino è uguale a quello della foto. Ecco qua il biscottino, questa è la foto. Direi proprio identico. Buonissimo. Io con la fame che ho quest'ora della mattina. Sono friabili. Sono buonissimi da bruciare nel latte o nel tè. Ve li consiglio caldamente. Guardate. Questi qui, latte e riso. Ottimissimissimi. E finiamo ancora un pezzettino. Passiamo a un altro prodotto, questa volta è il Loacker, e proviamo quei biscottini al cocco. Allora, questi qui sono gli ingredienti, che c'è l'olio di cocco, eccoli qua, vediamo se riuscite a leggere, eccoli qua. E io sono molto golosa dei biscottini al cocco, mi piacciono tantissimo. Ci vediamo, si sente proprio bellissimo, molto bella la confezione. C'è anche il nastrino che ho preso, che non mi ha aiutato mica tanto. E eccoli qua i biscottini, vengono proprio così, direi uguale alla confezione. Vediamo dentro come sono. Questi non li avevo ancora assaggiati, ragazzi. Mamma mia, quanto sono buoni. Da mangiarsi tutto questo insieme. Questi sono promossi al 110. Mamma mia, quanto sono buoni! Ma quanto! Non ho parole, perché questi al cocco sono una bontà unica. La Loacker ha lavorato sempre molto bene. E con questi proprio sono bestiali, in senso buono, eh? Passiamo a queste merendine della Ferrero. Sono i famosi Fiesta, ma questi non li avevo ancora visti, magari voi li avete già visti, io no. Questi qui al rum dei Caraibi, che io conosco molto bene. E allora, vi faccio vedere subito gli ingredienti, che sono questi qua. Sì. Dice senza grassi idrogenati, da sempre, ma vediamo un po'. Zucchero, grassi vegetali non idrogenati, qui dice palma, karité
e sale. Boh, non so neanche perché mettono senza grati di ordinati, poi mi trovo l'olio di palma. Però vediamo il gusto. Allora, si presenta così, adesso lo taglio con la forbice, con le forbici. Biscottino, la merendina è questa, quindi perfetta alla confezione, e vediamo il gusto. Questa mattina uscirò ubriaca di qui, proprio. Questo qui è un babà al cioccolato, ha tantissimo rum, cosa che a me piace molto. Devo dire che mi piace parecchio. Una volta vi dica. Qui ogni merendina sono 152 calorie, ma io la trovo buonissima. Senti il rum, il pan di Spagna è morbidissimo, poi guardate, c'è anche un ripieno dentro al cioccolato, che è una bomba. Mm. Per me è ottimo, non posso dire altro. Poi ne ha tanti perché, scusate, ne ha ben 10 la confezione, quindi ce ne sono parecchie. Promosso ragazzi, troppo buono. Poi a me piace il babà, figuriamoci questo. Non contenta del rum, adesso passiamo al limoncello. E lo facciamo con questi cioccolatini al limoncello della marca Laika. Ok, questi qui sono gli ingredienti. Eccoli qua. Vediamo come sono. Di questi li ho presi già al contro. Sono buonissimi anche quelli. Okay, questo è un cioccolatino. Vediamo, attenzione perché c'è il liquido dentro e mi sono già una volta tutta sbrodolata. Eccolo qua, adesso gli do un morso sopra così vediamo. Oh mamma. Non so se voi riuscite a vedere. Ma sono pieni dentro di limoncello, che è una cosa... anche bello forte. Aiuto, cosa faccio? Oh mamma, come sono forti. Questo era poi della mattina. Wow. Allora via il cioccolato, sono strepitosi. L'unica cosa che non sono tanto adatti per la mattina, magari dopo pranzo con il caffettino allora si va perfetti, però visto che ho voluto provarli adesso, questi qui buonissimissimi, promossissimi anche questi. Poi c'è un altro prodotto da farvi vedere, però lo vedrete proprio dal video perché l'ho fatto ieri sera a cena e ho fatto una confezione di pesce e vediamo che voto gli ho dato. Questo è un altro prodotto che vi voglio far conoscere, che è di questa marca qui, Appetize, ed è branzino in salsa delicata con senape. Io ho già preso un po' di roba da questa marca e mi ho trovato sempre benissimo. Guardate come sono,
adesso noi stiamo in tre e quindi io ho preso due perché volevo un po' capire come la quantità. Ed ecco qua, e farò queste due, poi vi faccio vedere una volta già cotto, perché comunque in padella sono 6-7 minuti, quindi proprio pochissimo tempo. Qui potete vedere gli ingredienti, che c'è filetto di branzino, salsa delicata, olio di semi di girasole, acqua, senape, aceto, sale, zucchero, curcuma, spezie, correttore d'acidità, aglio, patate grigliate, prezzemolo. Come vedete sono tutti prodotti buonissimi. Allora, le due confezioni sono questo, sono due filettini scarsi di pesce, come potete vedere. Devo dire che il gusto del branzino è eccellente, proprio buonissimo. Le patate sono buonissime e l'unica che devo bocciare è la carota, perché si sente ancora molto molto fibrosa e quando la patata è già morbida la carota rimane comunque uguale fibrosa, quindi questo proprio non mi piace di questa confezione. Però le patate e il filetto rimangono buonissimi. È l'unica cosa che è poco, cioè, perché alla fine sarebbe un branzino intero che lo mangia una persona. Quindi per il prezzo pagato, che sono quasi 2,50 euro confezione, lascio così e do un 7. Andiamo adesso con un altro prodotto, in questo caso è della Nestlé, è una novità, io l'ho visto proprio da pochi giorni, e questo qui diciamo che sono dei cereali dove tu metti del latte o lo yogurt e fai la tua colazione. Qui ci sono gli ingredienti, sono un po' piccoli però vediamo se riuscite a vederli. Comunque questo qui è fatto col cioccolato e le indicazioni sono qua sopra: apri, metti latte e yogurt e poi gusta. Adesso vediamo come sono all'interno. Sono questi qui uguali quelli della pubblicità che hanno dentro il cioccolato, ce ne sono tanti. Infatti dentro hanno ripieno di cioccolato. Sono buonissimi. Poi ce ne sono anche tanti. E questo vado a mangiarlo con uno yogurt bianco, che io lo prendo senza zucchero. Poi gli metto una bustina di edulcorante e ho già mangiato. Non lo mangio adesso perché altrimenti mi riempio già che sono a metà. Dopo divento troppo. Ok, passiamo a un altro prodottino, in questo caso prendiamo questo della Vita G, che ho visto molto molto carino. Sono dei plum cake, sono 6, ricchi di zinco, potassio e magnesio, con ricchi di frutta, con confetture e pezzetti di mela, con olio di girasole, 32% ripieno alla frutta, e gli ingredienti sono questi qua. Vediamo se riuscite. Ok, questi qua. Adesso andiamo a vedere, perché sono veramente curiosa. Io adoro i pancake, mi piacciono tantissimo, sia per colazione che anche a mezzo. Direi che sono uguali alla confezione. E assaggiamo bene. Il profumo è buonissimo. C'è dentro della confettura. Ce n'è ancora tanta. Veramente buono, è un po' compatto, però il gusto è molto buono.
Guardate quanto! Per me è super super promosso, anzi devo ancora un morso perché... Troppo troppo buono! Super promosso anche questo della Calbusera. Vita G. E per finire c'ho questo succo della Valfrutta che è 100% frullato veggie e ci sono frutti di bosco, barbabietola e carota nera. Non l'avevo mai visto questo. E ci sono qua un mix di frutta e verdura dove c'è mela 50%, succhi, carota nera al 20%, barbabietola al 10%, uva, ribes nero, limone, purea di fragola, lampone e mirtilli. Potete vedere qua tutti gli ingredienti. Di questi ce n'erano altri tipi, però ho voluto provare questo con la carota nera. Adesso e vi faccio vedere il colore, che vedo già che è coloratissimo. Figuriamoci con la barbabietola. Allora ne farò metà, così faccio andare giù il mio plum cake. Guardate il colore. Notate voi com'è scuro. Vediamo il gusto. Non è molto zuccherato, però a me va benissimo. Assomiglia un po' a lacce, succo lacce, che c'è la carota pure che è quello. Questo lo prenderò ancora perché secondo me è ottimo. E così mangiate pure la verdura. Veramente buono, ragazzi. Questo ve lo consiglio. È nuovissimo, come vedete dice novità. Però mi piace molto. E poi ce ne sono altri tipi qua. No, allora questo è tutto quello che ha questo. Eccoci fatto. Bene ragazzi, questo è tutto per questo video assaggi, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Questi prodotti che ho provato io li mangio colazione e merenda, tanto sempre di prendere roba nuova, così voi quando li trovate già capite se è buono o meno. E niente, ricordatevi di passare anche dal canale di Marta, che anche lei ci farà il video assaggi e ne farà un sacco di consigli buonissime. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!